Ciao ragazzi, buona domenica mattina, oggi parliamo di giornali. Ne ho già scritto sul blog, se andate su www.marantimes.it, scorrete un po' perché l'ho scritto un po' di tempo fa, trovate un post in cui vi dico perché secondo me è giusto leggere giornali di carta. Ma circa un mese fa mi ero segnata un articolo di cui parlarvi, poi non ho avuto il tempo, è passato un po' il momento, però secondo me non è male parlarne comunque. Un articolo apparso su Il Manifesto di venerdì 14 giugno 2019, of course. Era l'editoriale della direttrice del manifesto Norma Rangeri. Cosa succedeva il 14 giugno o giù di lì? Succedeva che veniva discusso se dare dei fondi pubblici a Radio Radicale oppure no. Questa battaglia di democrazia è portata avanti dai cari amici del Movimento 5 Stelle, che come al solito non sanno neanche dove sta il loro culo, e quindi loro si fanno forti di questo: tagliamo i fondi pubblici a radio come Radio Radicale. Come al solito, loro, i nostri buoni dilettanti allo sbaraglio, non sanno quello che fanno, perché il taglio dei fondi pubblici alle testate, alle radio, alle testate in generale, comporta due conseguenze. La prima, un drastico taglio al pluralismo dell'informazione. Cioè, io sono una lettrice affezionata del manifesto, se il manifesto dovesse chiudere perché questi tizi che avete messo al governo non capiscono che è importante avere una testata come il manifesto in giro che ci informi, mi incazzerei come una iena, ma mi incazzerei come una iena anche se, non so, il giornale di Belpietro dovesse chiudere per questo stesso motivo, perché è giusto che in Italia si possa leggere il manifesto così come si possano leggere le stronzate ridicole di Belpietro, perché tanto poi noi siamo istruiti, ci informiamo, ci istruiamo, riusciamo a riconoscere una panzana da una che non lo è. Però al di là dello scherzo, è importante che possano esserci testate di diversi tipi. Queste testate, che non fanno parte di grandi gruppi editoriali, non possono sopravvivere senza i fondi pubblici. E io, da cittadina che paga le tasse, dico che sono ben contenta che i miei soldi, parte dei miei soldi, vadano a alimentare le testate giornalistiche. Sto morendo. Nell'editoriale appunto della direttrice, titolato Il duro muro della realtà, lei dice appunto: ok, Radio Radicale l'ha sfangata, gli daranno i soldi per continuare a vivere, però Radio Radicale è stato un caso, è stato portato all'attenzione di tutti, tutti quanti hanno detto no, Radio Radicale è un pezzo di cuore, per carità, legittimissimo, io non l'ascolto, però legittimo. Salviamo Radio Radicale, però in quel provvedimento portato avanti dal Movimento 5 Stelle, non era mirato, quel provvedimento portato avanti dal Movimento 5 Stelle non era mirato a togliere i fondi solo a Radio Radicale, a Radio Radicale, così come ad altre radio, ad altre testate giornalistiche, fra cui il Manifesto. Piccolo passo indietro, il manifesto è una cooperativa. Il manifesto qualche anno fa è fallito. I lavoratori, chi lavora dentro il manifesto, ha deciso di comprare il manifesto. Cioè, la società ha dichiarato fallimento, è stata fatta lì un'asta fallimentare, credo, non lo so. Le persone che ci lavorano dentro hanno anche fatto una raccolta fondi per riuscire ad avere la somma necessaria, hanno acquistato la testata giornalistica. Quindi è una cooperativa a tutti gli effetti, perché le persone che ci lavorano dentro sono anche i proprietari della testata. Fra le altre cose, una cosa importantissima che emerge da un'intervista fatta a Federico Fornaro di Leu, dice che resistono, le cooperative e i giornali locali risentono meno dei rapporti con il potere politico rispetto a quelle alle testate di proprietà industriale, e le testate locali aiutano i territori, soprattutto quelli marginali, a sentirsi comunità e quindi meno abbandonati. Il provvedimento dei buoni 5 Stelle colpirebbe testate locali e cooperative. Fra le altre cose, la cosa più grave che mette in evidenza la buona Rangeri è questa. Dice: ma con lo stesso emendamento ha invece escluso i giornali, e tra quelli nazionali noi siamo il boccone prelibato, manifesto appunto. Poco importa se il bavaglio costerà migliaia di posti di lavoro in tutta la filiera della carta stampata. Tra l'altro, attenzionissima,
senza neanche risparmiare un euro, visto che il fondo per il pluralismo resta, ma a disposizione del governo che distribuirà i finanziamenti pubblici a chi decide lui essere meritevole. Questo, secondo me, è sconvolgente, cioè il governo deciderà quali testate sono meritevoli di avere dei fondi, in base a cosa? Il governo, l'unico punto di vista legittimo e giusto è quello del governo, che decide di elargire dei soldi. Quindi se il governo dice che il manifesto non fa bene il suo lavoro, chi se ne, se Elena invece legge solo il manifesto non avrà i soldi, ergo il manifesto chiuderà. Il manifesto, come tutti gli altri giornali che hanno bisogno di finanziamenti pubblici. Cosa si può fare per salvare il manifesto o gli altri giornali, le altre testate che vengono colpiti da questo provvedimento del Movimento 5 Stelle? Allora, innanzitutto, tornando al nostro discorso sul leggere meno i giornali di carta, è vero, leggere i giornali di carta inteso giornale. Giornale, quindi che sia la versione cartacea o la versione digitale, intendo il giornale vero e proprio, non la versione online che spesso è o spezzettata, cioè puoi leggere un articolo fino a un certo pezzo e poi devi pagare, oppure ha dei contenuti un po' più leggerini dal punto di vista qualitativo, spesso poco curati, spesso insomma sappiamo come. E, appunto, leggere il giornale di carta, il giornale serio, chiamiamolo così, ha un costo. Io, per esempio, leggo fondamentalmente il Manifesto Repubblica. Il manifesto costa 1,50 euro. Se io dovessi comprare il manifesto ogni giorno, andrei in bancarotta, ragazzi. Quindi, piuttosto mi sono fissata un budget settimanale. Io settimanalmente so di poter spendere 10 euro in giornali. La maggior parte delle volte li spendo il venerdì o il sabato, che compro tutti i miei giornaletti, perché, o la domenica perché escono l'Espresso e il venerdì di Repubblica, scusate, l'Espresso e il venerdì di Repubblica, spendo 7-9 euro per comprare i giornali che mi interessano. I formati digitali ai quali ci si abbona, che si possono leggere al computer o su tablet, hanno dei costi anche inferiori, volendo. Per di più, le vostre biblioteche, ragazzi, ce li hanno i giornali da leggere. Se voi andate in biblioteca, ok, è un sostegno meno diretto, ma è sempre, pur sempre un sostegno, perché la biblioteca che si rende conto che la Repubblica, il Corriere, il Manifesto, il mese scorso lo leggevano 1.000 persone, questo mese lo leggono 2.000 persone, capirà che quello è un giornale da tenere perché il pubblico lo sta richiedendo. Quindi ci sono tanti modi per sostenere l'editoria. Paradossalmente quello della biblioteca anche senza sborsare un centesimo. Nel caso specifico del manifesto, io ho anche comprato delle magliette. Se andate su Io Rompo, è appunto il sito che hanno creato per questa iniziativa di sostegno al manifesto, che sta cercando di racimolare i soldi che gli verranno sottratti dallo Stato, che non avranno più dallo Stato. Si possono fare delle donazioni varie oppure si possono comprare delle magliette dallo store. Io l'ho comprata, è una maglietta con Io Rompo, c'è scritto Io Rompo Manifesto. Ne abbiamo comprate due, una per me e una per il consorte. La maglietta costa 13 euro, non ci sono le spese di spedizione, 13,95 euro credo, 14 euro. E non è un sostegno di chissà quale entità, però se ognuno di noi desse 14 euro per una maglietta sarebbe un buon aiuto. Poi appunto quando posso lo compro, il sabato, la domenica quasi sempre. E niente, sostenete i giornali a cui tenete, i giornali piccoli, i giornali indipendenti, i giornali che sono cooperative, i giornali locali, perché sono importantissimi. Repubblica, per esempio, è un giornale che a me piace tantissimo, però ci tengo sempre tantissimo a prendere qualcos'altro, all'atere, che possa darmi un ulteriore punto di vista, un'ulteriore informazione che non avevo visto dall'informazione di Repubblica. Con questo chiudo perché abbiamo concluso. Parliamone, se avete qualcosa da dirmi, scrivetemi, vi rispondo quando e come posso. Se faccio tap tap è solo un cuoricino, significa che vado di fretta, poi se ho tempo vi rispondo. Ci vediamo alla prossima.